Torniamo anche in questo caso, stavolta al calcio, e chiamiamo per la premiazione Salvatore Rosato, preparatore dei consigli del Frosinone Calcio. Un applauso frammentato per il Rosato della Commissione di Serie A. E premiamo come miglior giocatore Fabio Panelli della Polisportiva Gaeta. Del Gaeta, che quest'anno, anche lo scorso anno con la maglia biancorossa, è riuscito a fare cose sicuramente importanti. Tanto la consegna del premio dalle mani di Salvatore Rosato. Due parole intanto con Fabio e poi anche un attimo con Salvatore. Fabio Panelli, premio per te, sei arrivato in doppia cifra alla fine di questo campionato. Non sei un bomber, però non solo gol, ma hai fatto giocate, hai divertito e hai fatto divertire, insomma, Gaeta, gli appassionati, anche insomma, chi ti ha visto anche dalla parte opposta, sulle sponde opposte. Sì, questo è un premio che mi fa molto piacere riceverlo, e come hai detto tu non sono un attaccante, sono un centrocampista offensivo, mi piace giocare tra le linee, ho un buon più del gol, dei gol, diciamo, dai 26 gol fatti in un anno e mezzo a Gaeta, penso che siano tanti. E ripeto, sono molto soddisfatto di questo premio e ringrazio chi mi ha votato, ringrazio la società e il mister che mi hanno dato la possibilità di ricevere questo premio. Ringraziamo. Sì. E poi un saluto, visto che siamo tornati nell'ambito calcistico, va fatto da Andrea Scipione, che sperando che... Questo lo speriamo tutti, perché è stato anche un grande protagonista degli ultimi derby. Voi due poi decideste un derby dello scorso anno terminato 1-1 qui al Perone. L'ultima domanda, per il terzo anno consecutivo ancora Panelli a Gaeta? Ma questo non lo so, ancora è presto per fare discorsi di mercato. Sicuramente la priorità andrà a Gaeta, però se ci dovessero arrivare chiamate importanti sicuramente ne terrei conto. È normale che sia così con il gruppo. Grazie, e in bocca al lupo, e ringraziamo anche la società di Gaeta per questo fatto, Roberto Rangi, che ci avevo anche accompagnato quest'oggi. Salvatore Rosato, ci eravamo lasciati con una amara retrocessione in Serie D del Fondi, ti ritroviamo in Serie A Frosinone, hai fatto un salto quadruplo quasi. Buonasera innanzitutto, in Serie D era emozionato, figuratevi io. E sì, mi sono trovato al posto giusto al momento giusto e mi ritrovo, ecco, in Serie A magari il prossimo anno e a un palcoscenico molto molto più importante. Beh, penso anche per te sarà un motivo anche di grande soddisfazione, soprattutto di potersi confrontare con realtà che solo a nominarle veramente fanno venire i brividi. Sì, per me è un motivo di grande soddisfazione, magari il prossimo anno per trovarsi in campi dove onestamente li ho visti solo in televisione e magari in fotografia, per me, ecco, è un motivo di vanto, di onore, e spero di essere all'altezza di questi campi, di questo palcoscenico. Bene, intanto grazie e buon lupo, complimenti a te.